Kratos, il fantasma di Sparta, si era insediato tra gli olimpici come dio della guerra. Massacri e spietate battaglie lo avevano condotto fino a qui. Ares era morto e sebbene l'Olimpo chiamasse, le visioni della sua esistenza da mortale lo tormentavano ancora. Kratos, aiuta. Kratos sapeva che non si trattava di una mera visione, perché con gli dèi nulla era mai come appariva. La visione del proprio passato indusse Kratos a cercare risposte. Risposte racchiuse nel tempio di Poseidone, nelle profondità della città di Atlante. Questo non è un modo saggio di agire, Kratos. Era un sogno, nulla di più. Le visioni continuano a tormentarmi, Atena! Le visioni da cui prometteste di liberarmi. Ma questa visione, posso cambiarla? Forse è una visione che è meglio non alterare. Ci sono molte cose che non sai. Ti prego. Ah!
Uscite, salvatemi! Tempio di Tanato, dio della morte, residuo di un tempo a lungo dimenticato. Eretto prima del dominio degli Olimpici, questo tempio non fu posato qui per mano degli uomini. Tra le sue mura si cela un passaggio per il regno della morte.
all'orizzonte si ergeva il Tempio di Poseidone, un monumento eretto dagli Atlantidi in ossequio alla grandezza del loro protettore, il dio dei mari. Conosci te stesso e il tuo potere sarà fine in terra. Venite, coraggiosi spartani, la battaglia è conclusa. Kratos accompagna dentro Deimos. Quanto mi sei mancato, Kratos. Quale inganno è mai questo? Un altro tranello degli dei? No, figliolo. Sono io. Mi ha portato qui tuo padre. Ho atteso così a lungo. Mio padre? Non ci resta molto tempo. Kratos, a tuo fratello, non resta molto tempo. Deimos? È vivo. Prigioniero del tormento. Nel regno della morte. Lui non c'è più. Mi avevi detto che era... Mi spiace. Sono stata costretta a mentire. Devi ascoltarmi ora. Il tempio di Ares a Sparta custodisce il segreto che ti condurrà a tuo fratello. Non sarà un viaggio agevole, ma tu devi aiutarlo. Devi, Kratos. Ha bisogno di te. Questo è impossibile. Perché? Perché fai questo? Tuo padre mi ha impedito di dirti. Mio padre? Chi è mio padre? Con il suo ultimo respiro,
ella si liberò del proprio fardello, trovando infine una pace a lungo cercata. La collera di Kratos, tuttavia, si fece quasi tangibile. Il destino lo aveva portato ancora una volta sull'orlo della follia.